Il progetto Sud è un progetto che si è sviluppato in tre fasi, fasi artistiche dedicate ai giovani under 35, un progetto che è risultato vincitore del bando S'illumina, copia privata per i giovani e per la cultura, sostenuto dalla SIAE e dal MIBAC, bando numero uno periferie urbane. Quella Bazzarra ha immaginato un percorso sia di formazione che di esplorazione, ma anche di ricerca dei giovani talenti. Un progetto che ha visto la sua prima fase attuativa nel mese di settembre con il contest Ethnos Generazioni, la linea dedicata ai giovani dello storico festival Ethnos, a cui hanno partecipato 60 gruppi artisti giovanili che sono iscritti da tutta Italia e una giuria di esperti, di giornalisti e di direttori artistici di festival ne ha poi selezionati 5 che nella serata del 22 settembre, nell'ambito del Festival Ethnos, si sono in qualche modo contesi il premio finale. Quindi non solo un contest alla scoperta dei giovani talenti, ma soprattutto un progetto che sostiene anche il percorso artistico professionale di questi giovani. La seconda parte del progetto invece è stata dedicata ai laboratori, agli incontri con esperti, con professionisti. Un percorso di formazione artistica con laboratori di musica, danza, movimento scenico, teatro, con alcune attività aperte anche alla cittadinanza, quindi agli over 35. E la terza fase di questo progetto invece è la formazione teatrale di altrettanti giovani che hanno lavorato su temi dedicati alle periferie culturali, alle periferie urbane, ma soprattutto alle periferie in cui sono nati e vissuti operai. Dedicato agli ideali frantumati, a quelle rivoluzioni mancate che si sono, come dire, in qualche modo provate a fare a qualsiasi parte del mondo. Trattiamo in questo spettacolo con i giovani il tema del lavoro, degli operai e trattiamo i testi di Bertolt Brecht, di August Boal, dove in Brasile ha raccontato quelle rivoluzioni mancate in maniera sarcastica, direi anche molto divertita, denunciando l'incapacità di una società ad approcciarsi a questo. Ineggiate alla storica figura del nostro caro e diletto governo! È un progetto particolare, con una tematica anche molto forte, perché parla del lavoro, il lavoro, i lavoratori, il diritto allo sciopero, tutti i diritti e doveri dei lavoratori. Credono che stiamo qui come buoi, disposti a tutto! Ma che siamo, i loro burattini? Ma meglio crepare piuttosto! Devono essere già le 6. Perché, bambini, non aprite le porte? Eccoli i vostri guai, macellai! Io interpreto Pelagia Vlassova, vedova di un operaio, madre di un operaio. Verrà appunto coinvolta in un'azione clandestina. Inizialmente lei non crede che le cose possano cambiare. Poi man mano verrà coinvolta in questa azione politica. I soldati caricarono la folla! Sono contentissimo per essere partecipato a questo spettacolo perché parla di ribellione, rivoluzione contro la schiavitù. Perché oggi i lavoratori vengono ancora sfruttati, Sì. magari forse in maniera meno visibile rispetto al passato, ma è questa la realtà. Non ci basta, e c'era buono, un'altra! Levatevi sta me, mi sta partendo, mi sta c'è!
progetto interculturale, quindi questa cosa di confrontarci con altre culture, altri modi di pensare, è sempre una crescita, quindi sia a livello professionale ma soprattutto a livello umano. Ma come volete fare a salire in alto? O a ciò che sragionando chiamate alto? Con la brutta violenza. Come se la violenza avesse mai fatto qualcosa di diverso delle distruzioni. Le prove sono state precedute da laboratori che ci hanno aiutato, insomma, a tirar fuori varie sfaccettature della nostra, insomma, che fanno parte della nostra professione alla fine. E ognuna di queste ci ha aiutato per in vari punti dello spettacolo. Partecipiamo a questo progetto che è molto interessante, ma è anche una grande opportunità perché ci dà la possibilità di collaborare, insomma, con dei professionisti del settore. E la nostra bandiera doveva essere tenuta alta, molto alta, visibile a tutti. E chi non l'avrebbe vista ne avrebbe sentito parlare oggi stesso o domani o nei prossimi giorni. Ho conosciuto Gigi e devo dire che è stata una scoperta per me, ha scavato molto in me e ho scoperto di poter dare molto di più anche su personaggi realistici, cosa che non mi era mai capitata. Rivoluzione! Diciamo, il tenore, il carattere di questo percorso prevedeva l'incontro di diverse culture e dei linguaggi molto diretti e coinvolgenti, le musiche, i balli e un rapporto di immediatezza con il pubblico e nei confronti del messaggio che si voleva trasmettere attraverso questo lavoro. Tutto questo progetto è un continuo di un'attività che vede la Bazzarra al centro, diciamo, di un percorso culturale e sociale, dove la ricaduta della cultura sia attraverso le produzioni teatrali che la musica, attraverso come dire, l'invasione dei territori, diventa crescita civile, crescita sociale, crescita culturale.